Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, entrato di sabato nella sinagoga a Cafarnao, insegnava. Ed erano stupiti del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi sei tu, il Santo di Dio». E Gesù gli ordinò severamente: «Taci, esci da lui». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Ma chi è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con autorità. Comanda persino gli spiriti impuri e gli obbediscono». La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea. Cari amici, abbiamo ascoltato poc'anzi la pagina di Vangelo di questa domenica, la quarta domenica del tempo ordinario. È evidente che Gesù ci appare in tutta la sua grandezza. Egli è il profeta, il portaparola di Dio, colui che parla e opera con la stessa autorità di Dio. E la cosa strana che questa pagina di Vangelo lascia emergere è che il demonio riconosce la sua autorità. Io so chi tu sei, il Santo di Dio. Quello che il demonio ha confessato con immediatezza è affermato dallo stupore dei presenti, che percepiscono sì l'insegnamento nuovo dato con autorità. Però i presenti non sono ancora capaci di riconoscere la fonte, il peso, la determinazione, il valore di questa autorità. Stranamente, Satana lo riconosce molto bene. Lo riconosce, ma non celebra, non ama, non guarda con fiducia all'autorità di Dio, non ne è più capace, lui che ormai non può più convertirsi. Ecco, non nascondiamoci quindi che ai nostri giorni e dentro la Chiesa dobbiamo porre a tema la questione dell'autorità di Gesù. Le sue non sono opinioni, neppure grandi ideali astratti. Gesù non ha bisogno né di corsi né di percorsi. Gesù è la manifestazione del profeta di cui si parla nel libro del Deuteronomio, la prima lettura che ascolteremo in questa domenica. Io susciterò loro un profeta in mezzo ai loro fratelli e gli porrò in bocca le mie parole ed egli dirà loro quanto io gli comanderò. Se qualcuno non ascolterà le parole che egli dirà in mio nome, io gliene domanderò conto. Se Gesù è il Santo di Dio, se Gesù presenta un insegnamento nuovo dato con autorità, come noi dobbiamo riconoscere e rapportarci alla sua autorità? Abbiamo a volte la preoccupazione di essere convincenti, ma questo non ci ha per caso spinti ad edulcorare o anestetizzare l'annuncio evangelico? Gesù ci viene presentato come colui che vince il male, che lo annienta, che lo distrugge. Distrugge Satana, che in precedenza ha riconosciuto la sua autorità,
tentando naturalmente di arginarla, anzi di ritenere che l'autorità stessa di Gesù possa essere causa di rovina. Gesù invita Satana ad andarsene e diventa così portatore di una dottrina nuova che suscita stupore e attrazione. Il grande pontefice, il Santo Paolo VI, che già ho citato nelle nostre riflessioni, ebbe a dire nell'anno santo del 1975 che il fumo di Satana è entrato nella Chiesa. Ecco, dobbiamo essere attenti a questa realtà. Forse a volte la prendiamo un po' così sotto gamba, diciamo, oppure ci spaventiamo davanti a eventuali manifestazioni della forza satanica. Forse dobbiamo semplicemente avere questa consapevolezza. Il demonio lavora, Satana è all'opera. A volte magari si serve di poco, comincia con la nostra superficialità. Comincia col non farci ritenere che in fondo la parola di Dio non abbia l'autorità che merita. Posso fare un po' anche di testa mia, posso essere io a scegliere. In fondo i miei desideri sono corretti, non faccio del male a nessuno. Il demonio parte da considerazioni che apparentemente in prima battuta possono essere positive e poi ci porta là, dove nessuno di noi deve arrivare. Ecco perché è importante riconoscere l'autorità della parola di Gesù. L'autorità della parola di Gesù è quella che, imprimendosi nella nostra vita, la rende capace di operare e ci fa operare secondo Dio. Illumina le nostre scelte, orienta il nostro cammino. Non basta scegliere quello che funzionalmente è buono, quello che sembrerebbe più alla portata di mano, la soluzione immediata che in qualche modo mi mette al riparo. Bisogna partire dall'autorità della sua parola, perché solo con l'autorità della sua parola non prevarrà mai in noi la potenza di Satana. E questo, per concludere, mi fa dire ancora una volta, seppure il nostro tempo in qualche modo voglia, come dire, anestetizzarci, come ha tentato di fare Satana nei confronti di Gesù nella sinagoga di Cafarnaum. Noi non siamo così avveduti di comprendere che nella nostra vita o stiamo facendo il bene o stiamo facendo il male. Non esiste una via di mezzo. Però sto facendo il bene se parto, se prendo avvio, se quello che mi illumina e che mi guida è l'autorità della sua parola. Sto facendo il male se sono fermo alla mia superficialità, anche se in questa mia superficialità, distrazione, buone intenzioni, alla fine non sono però capace di riconoscere l'autorità di Dio, che è l'unica che mi salva. Buona domenica, buona settimana a tutti voi. Camminiamo nella luce della sua parola, della sua autorità.